Buonasera a tutti gli spettatori da casa. Siamo ritornati col il TG dei pazzi dopo qualche anno, saranno stati all'incirca 2 anni, e quindi ci saranno una marea di notizie e saranno veramente molto strane. Dai ragazzi, ora ve le diremo. Allora, la prima notizia è che è stato ritrovato un dicono, è stato ritrovato un cilindro di cartone e si pensa, facendo delle analisi, che sia della preistoria, del Medioevo, quindi verso il 1200, no, lì. E comunque è vero, si sono inventati una bella cosa, perché i ragazzi erano veramente ingegnosi. Dai, ora ve lo facciamo vedere. Vai, perfetto, vai, vai, grande. Perfetto ragazzi, ora sì, vai. Quindi ho tolto quel video là. Perfetto, ok. Quindi possiamo partire. Allora, ora siamo sempre in campagna e c'è questo contadino che vuole provare questa trasformazione che ha visto sul social. E quindi ci prova, ma secondo me non è finita tanto bene. Poi guardate, perché ragazzi, è andata proprio male. Ma proprio proprio male. Neanche da dire che si è abbellito, ma si è imbruttito, mamma mia. Non è che era bello anche prima, però lasciamo stare. Dai, va bene, vai, vai. Perfetto. Porca miseria. Perfetto! Dopo che abbiamo sentito queste notizie sconvolgenti, perché ragazzi, vi saranno rimasti dei traumi da quello che avete visto, e quindi vi racconterò questa barzelletta, che almeno il trauma finisce. Allora, l'altro giorno io sono andato a mangiare al ristorante, no? Con i miei genitori, e c'era una coppietta di anziani vicino a noi, no, al tavolo proprio accanto, e avevano all'incirca 100, dai 90 anni all'incirca 100, quindi vabbè, e noi abbiamo ordinato, loro hanno ordinato e io li sentivo loro, e ho sentito che dicevano, il cameriere gli ha chiesto cosa volete, e loro gli hanno detto una minestrina e una bistecca, e quindi perché io li sentivo, perché erano vicini, quindi glieli porta, la mangiano, finiscono tutto, e quindi poi il cameriere li ritorna e gli dice a loro: ma rivolete qualcos'altro? E loro hanno detto: sì, di nuovo una minestrina, di nuovo una minestrina e una bistecca. E il cameriere gli dice: ma scusi, ma perché? E perché abbiamo solo una dentiera. Ragazzi, perfetta, ritorniamo al TG dei pazzi. Perfetto ragazzi, allora non mi era arrivata connessione quindi ero lì ad aspettare che partisse. Vabbè, allora abbiamo finito l'angolo delle barzellette, lasciate like se vi è piaciuto e iscrivetevi. Vabbè, iniziamo. Allora ragazzi, sta arrivando la primavera e si vede perché la natura si sta svegliando e forse un po' troppo. Forse un po' troppo, eh? Vabbè, vi lascio al video. Non lo so. Aspettate. Aspettate, prima di mandare in corso il video, se siete. Niente, niente, me lo sono scordato, niente, guardate il video, basta.
Perfetto ragazzi, allora ora ci sarà una notizia, penso la più bella di tutte, infatti l'abbiamo tenuta alla fine. Allora, avete visto che in America, all'incirca a New York, è uscito questo visore che ci puoi fare una marea di cose? Sì, è un visore ragazzi, quindi te lo metti dentro e tu non vedi quello che c'è fuori, ma vedi quello che vuoi dentro il visore. E ragazzi, noi in campagna, hanno praticamente inventato il visore campagnolo. E ragazzi, quindi guardatelo un po', secondo me è anche meglio di quello dell'America. Guardatelo un po', poi ditemi voi. Perfetto, allora avete visto tutte le ultime notizie e niente, speriamo che la serata la passate per bene e ora ci sarà un nuovo, sarà, sì, che programma? Programma? Ah, ok, ci sarà ragazzi il programma Il Contadino Scalmanato che inizierà dalle 9:30 e finirà alle 9:40, ok, è un film un po' lungo, però è abbastanza compatibile, quindi è abbastanza semplice da capire, neanche tanto difficile, è l'unica cosa che è lungo, quindi è un pochetto pesante. Mi raccomando, non addormentatevi e alla prossima puntata del TG dei Pazzi.